più riprese in Sud America, abbiamo portato la guerra in tutta l'Africa, in Afghanistan, l'abbiamo portata in Siria, l'abbiamo portata in Libia, e in effetti i nostri governanti si devono essere rotti un po' di fare guerra soltanto con stati un po' troppo deboli, perché hanno fatto la guerra contro l'Iraq e l'Iraq era potente ma era molto indietro tecnologicamente rispetto agli americani, non c'è stata partita. Hanno fatto la guerra contro l'Afghanistan e anche se alla fine l'hanno persa, comunque sono stati 20 anni lì a bombardare ogni cavolo di pastore che si portava due pecore sul monte. Hanno fatto la guerra poi in Jugoslavia e all'epoca come ministro della difesa, ad autorizzare e promuovere i bombardamenti su Belgrado, avevamo un signore che adesso fa il pacifista. Questo signore è Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. Il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel 1999, governo D'Alema II, stava promuovendo e autorizzando e sostenendo i bombardamenti contro Belgrado e il resto della Serbia, dove sono stati ammazzati migliaia di civili, autorizzati dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando faceva parte del governo D'Alema II, il nostro Presidente della Repubblica che ora parla della pace, Mattarella, se lo sentite nei discorsi che fa, fa tutto il pacifista, come se lui amasse la pace, le belle cose, ma che bella la primavera, ma che bello l'arcobaleno, ma che bella la pace. L'unica volta che Sergio Mattarella è stato al governo ha fatto bombardare un paese, l'unica volta. E questo ci viene a parlare della pace. E dopo aver bombardato tutti questi paesi è arrivato il momento di puntare al pezzo grosso, è arrivato il momento di puntare a Russia, Cina ed iniziare a fare un po' di guerra contro di loro. E quindi abbiamo iniziato con la Russia almeno fino da 2012-2013, la Russia è sempre stata sul cavolo all'Occidente, da quando era l'Unione Sovietica e anche dopo, quando la Russia era a pezzi con quell'ubriacone di Yeltsin al comando, l'Occidente comunque si preparava a combattere la Russia e soprattutto dopo la crisi del 2008 ne avevamo ancora di più bisogno, anche perché la Russia intanto stava diventando un po' troppo vicina con la Germania. La Russia parlava un po' troppo con i tedeschi e agli Stati Uniti questo non è che andava proprio bene, perché se l'Europa ha come partner naturale la Russia, è chiaro che agli Stati Uniti, che hanno tutto l'interesse a tenerla succube loro, e questo non va bene, non va bene. Quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato, vi ricordate lo scandalo Volkswagen? Vi ricordate quello che è successo? Hanno iniziato a fare pressione alla Germania e dall'altra parte hanno iniziato a cercare di costruire una cortina di ferro tra l'Europa e la Russia. E quindi cosa hanno fatto? Hanno provato diverse volte a fare un colpo di Stato in Bielorussia, l'ultima volta ci hanno provato nel 2019. E poi ci sono riusciti a fare un colpo di Stato in Ucraina nel 2014, quando estrema destra, liberali, mercenari della NATO, mercenari di paesi filo NATO, hanno condotto un colpo di Stato che ha portato al potere nel paese una frangia di ultranazionalisti con come riferimento ideologico quello che fu il leader del collaborazionismo filo nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, ossia Stepan Bandera, dal 1 gennaio 2019 eroe nazionale e il suo compleanno come festa nazionale, come decreto del presidente ucraino Poroshenko, e gli altri ovviamente quelli che, per cui Stepan Bandera combatteva, quindi i nazisti e quindi gli invasori dell'epoca ucraina sovietica. Queste persone sono quelle che hanno preso il potere. Cosa hanno fatto queste persone? Hanno fatto atti come quello che c'è alla mia sinistra o alla vostra destra. Se andate a vedere queste foto, che magari Mentana non ha mai visto, queste foto sono state scattate il 2 maggio del 2014 a Odessa, perché in tutta l'Ucraina all'indomani del colpo di Stato di Euromaidan si sono sviluppate immense proteste contro il colpo di Stato. E cosa ha fatto il governo golpista? Le ha represse nel sangue, altro che la dittatura di Putin, dove manifesti e se manifesti senza autorizzazione ti arrestano e la stampa piange. Questo è quello che i nostri amici democratici che difendono la democrazia e i valori hanno fatto. Il 2 maggio del 2014 a Odessa c'era una grande manifestazione antifascista, da Kiev sono arrivati milizie paramilitari di estrema destra che con la complicità della Rada golpista
hanno massacrato i manifestanti, li hanno costretti a trovare rifugio dentro la casa dei sindacati, hanno dato fuoco all'edificio e sono entrati ammazzando e massacrando chi hanno trovato di ancora in vita. Sono morte 46 persone. 46 persone bruciate vive, morte per il fumo, accoltellate, violentate, strangolate o ammazzate a bastonate. Lì vedete le foto, che sono sì foto crude, ma sono foto che sono importanti da vedere, perché Mentana, perché Bruno Vespa, perché i vari influencer, i vari youtuber non ve le fanno vedere queste foto. Tutte queste persone vi fanno vedere il governo golpista ucraino, il regime che si è costruito a Kiev, come qualcosa di positivo, di bello, di buono, di giusto. Questo è quello che è successo appena questo governo ha preso il potere, che 46 manifestanti antifascisti sono stati bruciati vivi o ammazzati a bastonate o massacrati in altro modo. Questo è quello che è successo e noi dobbiamo saperlo, anche se è brutto, perché queste persone che hanno fatto questo non contro russi, hanno fatto questo contro ucraini. Queste 46 persone che sono morte, queste 46 persone che avevano l'unica colpa di essere antifascista e contro il golpe filo statunitense, sono morte come cittadini ucraini, ammazzati da altri cittadini ucraini. Non erano russi, non erano l'invasore russo, erano cittadini ucraini, nati soprattutto ad Odessa. Queste persone sono state massacrate e bruciate vive. E pochi giorni dopo... Pochi giorni prima, il 14 aprile, intanto era iniziata l'operazione antiterrorismo del 2014. È iniziata l'operazione antiterrorismo che ha portato le truppe del governo ucraino, ovviamente purgate da qualsiasi ufficiale dissidente, a bombardare la popolazione del Donbass, soprattutto di Donetsk e di Lugansk. Dal 14 aprile 2014... Dal 14 aprile del 2014 hanno iniziato gli abitanti di queste regioni, che per il governo ucraino erano anche loro ucraini, a vivere sotto i bombardamenti e i mitragliamenti del regime golpista di Kiev. E chi è che faceva parte di queste forze armate, dei battaglioni punitivi, come erano chiamati dalla stessa stampa ucraina? Da chi erano che erano composte? Erano composte da queste persone. Da queste brave persone che, come potete vedere, si agghindano in questa maniera e si agghindano in questa maniera ancora oggi, fiere dei propri simboli. E che simboli hanno? Se voi siete un minimo interessati e ogni tanto vi guardate qualche foto, qualche video che viene dalle zone di guerra, questi simboli li conoscete, perché su quasi ogni soldato del regime golpista di Kiev questi simboli ci sono, e sono i simboli della bandiera rosso-nera dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini, che era un gruppo fascista antisemita che, quando Hitler ha invaso, si è alleata con Hitler, che ha portato avanti massacri di polacchi, di rumeni, di russi, di ebrei. Ha portato avanti, per esempio, il pogrom di Leopoli, dove sono morti 10.000 ebrei, come ogni altra strage che è stata fatta in quel momento di occupazione del paese. Ma c'è da dire che allo stesso tempo 8 milioni di ucraini sono morti per combattere il nazismo, insieme ai russi, insieme ai georgiani, insieme a quelli dei paesi baltici, insieme ai ceceni, ai daghestani e tutte le altre popolazioni sovietiche. 8 milioni di ucraini sono morti per combattere il nazismo. Queste persone erano alcune migliaia, ma il governo ucraino attuale abbatte i monumenti a quegli 8 milioni di soldati morti nell'Armata Rossa e erige i monumenti a queste poche migliaia di persone che hanno combattuto per Hitler e hanno combattuto massacrando scientificamente la popolazione civile di quelle zone. E queste persone non erano soltanto quelle con la bandiera rosso-nera, che hanno combattuto e hanno provato col terrorismo fin negli anni 50 in Ucraina ad ammazzare i comunisti, gli ebrei, gli altri cittadini sovietici, ma erano anche direttamente arruolati nelle divisioni delle SS. Perché le SS non erano tutte tedesche, decine di migliaia di SS erano volontari internazionali, c'erano volontari italiani, c'erano volontari francesi, volontari fiamminghi, volontari danesi, norvegesi, fin anche volontari inglesi, anche se pochi. E quello stemma lì che vedete, del leone rampante giallo in campo blu, era il simbolo della divisione SS Galizia,
che era formata da volontari ucraini, ovviamente nazisti, antisemiti, e che come ragione di vita avevano quella di massacrare i russi, gli ucraini che non erano filonazisti, gli ebrei e tutti quelli che potevano rappresentare un problema per il grande Reich millenario. E questo bello stemmino lo vedete che sistematicamente appare sulle divise dei soldati ucraini del regime golpista di Kiev, che noi lo aiutiamo. Ma secondo me a una persona che non è nazista, dovrebbe farsi delle domande se noi mandiamo i soldi delle nostre tasse, del nostro lavoro, dei nostri acquisti, li mandiamo a gente che... o mandiamo armi con questi soldi a gente che sulle divise ha gli stemmini delle SS. Dovremmo preoccuparci, anche perché poi si sente spesso dire ma no, ma sono pochi, sono isolati, sono pochi e sono isolati. Bene, basta vedere qua quanti sono pochi e quanti sono isolati. Qua non so se vedete questa parata qua, che è stata fatta a Kiev il 28 aprile 2021, fa vedere chiaramente quanto siano pochi e isolati, perché il 28 aprile è l'anniversario della fondazione della divisione SS Galizia, e in molte città ucraine, in quelle principali soprattutto, c'è una bella marcia commemorativa, ma non fatta da quattro pazzi nazisti, no, 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 no. Questi simboli qua sono simboli di divisioni, di reparti militari dell'esercito ucraino e della Guardia Nazionale Ucraina, e vedete in particolar modo il simbolo della formazione Karpatska Sim è il simbolo del battaglione Haidar, unità dell'esercito regolare ucraino. È come se noi avessimo ogni anno la marcia in commemorazione della marcia su Roma, e avessimo in prima fila, e avessimo in prima fila il gagliardetto degli alpini. Non il pazzo nazista che farnetica, ma il gagliardetto degli alpini, che significa che le istituzioni militari di quel paese, e quindi anche quelle politiche, approvano pienamente che ogni anno si celebri quelle poche migliaia di nazisti che hanno tradito il proprio paese per mettersi al servizio di Adolf Hitler e sterminare russi, ucraini, polacchi, rumeni ed ebrei. E questo avviene tutti gli anni, il 28 aprile. E questo avviene non solo come parte di singole persone che magari sono naziste, e anche nelle istituzioni ci sono alcuni nazisti, no, è sistematicamente organizzato. In realtà in Ucraina dal 2014 in poi i membri delle formazioni naziste non è che fanno parte del partito nazista, fanno parte di tutti i partiti. Se voi andate a vedere, per esempio, pochi giorni fa è stato l'anniversario dell'assassinio del reporter italiano Andrea Rocchelli, che è morto in Ucraina nel 2014 colpito da un bombardamento ordinato dalle truppe del regime di Kiev. E se voi vedete la traiettoria politica degli ufficiali responsabili di questo atto nazisti, vedete che sono finiti tutti quanti dentro i partiti di maggioranza ucraini all'epoca di Poroshenko, e poi dopo anche di diversi di opposizione, ma comunque grandi partiti. Quelli che dicono ma no, ma i nazisti in Ucraina prendono soltanto il 2%, non ce ne sono tanti, stanno dicendo delle balle, e non lo dico io, lo dice il Pentagono, perché il Pentagono ogni volta che dal 2014 in poi lo Stato americano ha dovuto stanziare dei fondi per l'armamento dell'esercito ucraino, ogni volta matematicamente alcuni deputati americani hanno sollevato il problema che ci fosse, che ci fossero dentro le formazioni militari ucraine dei neonazisti, e quindi va bene mandare le armi, ma a patto che non finiscano nelle mani dei nazisti. Dovete sapere che il Pentagono, ogni volta che questo problema è sorto, ha risposto ufficialmente dicendo di non poter controllare dove vanno le armi, perché le formazioni naziste hanno, hanno la propria rete di contatti, di presenza fisica in tutti i partiti politici, dentro il sistema giudiziario, dentro il sistema amministrativo e dentro il sistema militare. Non è che c'è il matto del partito nazista che governa, ci sono dei nazisti che sono dentro tutti i partiti che sono legali dal 2014 ad oggi, cioè tutti i partiti tranne quelli antifascisti, e che da lì governano il paese e orientano le politiche del paese. Perché se voi andate a vedere quali sono i partiti politici ucraini in questo momento, scoprite che 11 partiti ucraini, tra cui il secondo partito più grande ucraino e il terzo partito più grande ucraino dell'epoca, sono stati messi fuori legge.
Cioè questi qua che sarebbero la democrazia, la libertà, i diritti, non solo sono nazisti che bruciano viva la gente, ma sono anche persone che difendendo la democrazia hanno messo fuori legge tutti i partiti che non erano d'accordo con loro. Ma se fosse successo, che ne so, in Russia, che domani vedete la notizia, Putin ha messo fuori legge l'opposizione, dite è una dittatura. Peccato che in Russia in questo momento ci sono partiti di maggioranza, ci sono partiti di opposizione. Se voi andate in Ucraina ci sono soltanto partiti di maggioranza o partiti che comunque appoggiano la maggioranza, come in Italia, come in Italia sostanzialmente. E se voi andate a vedere quali partiti sono stati messi fuori legge, vedete che sono stati messi fuori legge il Partito Comunista Ucraino, il Partito Socialista Ucraino, ma non solo, il Partito delle Regioni, il Blocco per l'Opposizione, il Partito Shari, partiti di orientamento anche moderato, liberale, che erano anche critici della Russia, come il Partito Shari, sono stati tutti messi fuori legge e addirittura i loro vertici, come Medvedchuk, sono stati arrestati. Medvedchuk, che era il capo della piattaforma per l'opposizione, un partito moderato che semplicemente aveva malvisto il golpe del 2014, è stato arrestato, è sparito per giorni e il presidente Zelensky ha messo una sua foto in manette, massacrato di botte, sul proprio profilo Twitter dicendo lo abbiamo beccato. Ma se noi vedessimo che domani la Meloni mette una foto della Schlein in manette e pestata su Twitter, diremmo è una dittatura, si sta massacrando l'opposizione, per modo di dire, in questo paese. Ma quando lo fa il presidente Zelensky di arrestare e massacrare di botte, rivendicando su Twitter l'atto dell'arresto del capo del principale partito d'opposizione, che era Medvedchuk all'epoca, l'anno scorso, perché nessuno grida la dittatura? Perché quando Zelensky, accolto col tappeto rosso da quella serva della Meloni a Roma, ha parlato con Bruno Vespa, con Mentana, con Porro, con tutta questa gente, della stampa libera italiana non c'è stata una persona, non c'è stato un grande giornalista italiano che abbia chiesto a Zelensky: ma senta un po' presidente, ma perché arresta i capi dell'opposizione e pubblica gioendo le loro foto arrestati su Twitter? Perché sta facendo questo? No, non c'è stato uno che gliel'ha chiesto. Perché la stampa non è libera, e perché l'Italia non è libera, e perché l'Italia non è una democrazia, e perché l'Occidente non difende né pace, né libertà, né democrazia. Cosa sta difendendo l'Occidente? Perché a noi dicono che difende la pace, la libertà, le cose belle, l'arcobaleno, i prati fioriti, il verde, l'ecologia. Ma in realtà vediamo che evidentemente ci dicono difendiamo la pace e facciamo 1.200.000 di morti in Iraq, difendiamo la libertà e diamo armi a chi brucia vivi dissidenti politici o chi li mette in galera dopo averli pestati, difendiamo tutte le cose belle e giuste al mondo, e poi basta guardarsi intorno, basta vivere veramente nel mondo per vedere che cose belle ce ne sono ben poche ultimamente. È chiaro che una persona raziocinante si chiede: ma cos'è che stiamo difendendo? Cos'è che stiamo promuovendo? Perché stiamo combattendo? Perché io, se devo essere mandato a morire come un cane per combattere contro la Russia, vorrei sapere il perché. E se mi dite lo fai per la libertà, e io vi dico ma mica tanto, e lei lo fai per la democrazia, e direi di no, e quindi ditemi perché devo morire per combattere contro la Russia. È facile, perché c'è qualcuno che a Washington o a Wall Street deve fare tanti bei quattrini, ed è chiaro che BlackRock, State Street, Vanguard, tutti questi bei gruppi dell'alta finanza che dominano con almeno il 20% dei finanziamenti la stragrande maggioranza dei titoli quotati in borsa americana, è chiaro che queste persone devono avere i loro interessi salvaguardati, e quindi queste persone che hanno potuto prosperare economicamente perché avevano come loro bastone l'esercito degli Stati Uniti, la CIA e le influenze politiche e culturali della CIA, beh, è chiaro che devono avere strada sgombra da qualsiasi oppositore. Ed è chiaro che quando ci sono stati grandi, piccoli, grandi, potenti o deboli che si oppongono a quella che è l'egemonia incontrastata e dittatoriale di Washington, e questi stati bisogna fargliela pagare.
bisogna fargliela pagare quando sono gruppi di manifestanti, quando si tratta di gruppi di opposizione che si ribellano, che protestano, come nel caso francese. E non a caso i manifestanti francesi a cos'è che hanno occupato? Hanno occupato l'ufficio di BlackRock, perché sanno benissimo che la riforma delle pensioni di Macron non è fatta per far quadrare i conti, ma è fatta per garantire a BlackRock, che investe anche e forse soprattutto in quelli che sono i fondi pensione, è fatta per dare a BlackRock più margine di manovra, perché, grande scoperta, Macron era avvocato di BlackRock. E vedete che qua ci dicono, ah, in Russia ci sono gli oligarchi, e poi vedete che il presidente di uno Stato che fa leggi filo BlackRock lavorava per BlackRock. Ed è chiaro che c'è qualcosa che non va in questo posto, c'è qualcosa che non va. E quindi quando si tratta di manifestanti è facile, ci mandi la polizia, fai il lavaggio del cervello con i social, fai credere alla gente che girare con la bandierina americana o parlare in mezzo inglese, mezzo italiano sia bello e moderno, fai così. Quando si tratta di qualche Stato è un po' più difficile, perché uno Stato come minimo due fucili ce li ha per rispondere, e quindi bisogna assediarlo, bisogna massacrarlo, bisogna distruggerlo. Se voi guardate quelli che erano i titoli dei giornali americani nel 1999, non è che si diceva viva la pace, che bella, no, si diceva bombardare i serbi fino a metterli in ginocchio. Questo dicevamo nel 1999, ma non soltanto gli americani. Il presidente attuale Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, nel 1999 faceva parte del governo D'Alema II e in qualità di ministro della difesa ha fatto questa opera molto pacifista di autorizzare e promuovere i bombardamenti contro Belgrado e altre città serbe. Poi Mattarella ci parla della pace, che bella l'amicizia, la fratellanza fra i popoli, che brutti gli autoritarismi. L'unica volta che Mattarella, attuale presidente della Repubblica italiana, è stato parte di un governo, ha fatto bombardare un paese. E ci parla di pace? È chiaro che c'è qualcosa che non va, perché c'è anche da dire che a noi ci hanno detto, ah, la Russia ha invaso l'Ucraina, non si era mai vista una guerra in Europa. 20 anni fa noi abbiamo mosso campagne di bombardamento contro infrastrutture civili dichiaratamente con l'obiettivo di mettere in ginocchio una popolazione europea, e abbiamo finanziato gruppi terroristici per destabilizzare la regione, e gli effetti li vediamo ancora oggi. Se voi seguite le vicende internazionali sapete che in Kosovo di nuovo si stanno per sparare addosso albanesi e serbi. E chi è che bisogna ringraziare per questa bella situazione per cui perderanno sia gli albanesi che i serbi? Washington e i suoi servi, tra cui anche Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica Italiana. E quindi guerre in Europa ci sono già viste, soltanto che le abbiamo fatte noi, e si vede che quando una guerra la facciamo noi è bella, va bene, è un'operazione di pace. Quando noi facciamo una guerra è un'operazione di pace. Se le guerre le fa qualcun altro, oppure ci raccontiamo che l'ha iniziata qualcun altro, va bene, bisogna combatterlo in questo caso. Anche perché se ci pensate, Biden e la Meloni e la Schlein anche se non è al governo, von der Leyen, Scholz e tutto quanto il vertice europeo, si fanno spesso fregio di aver creato la più grande campagna di sanzioni contro la storia per punire la Russia, perché la Russia ha invaso uno Stato sovrano e va punita con le sanzioni. Benissimo. Ma nel 2003, quando a invadere uno Stato sovrano c'era una coalizione a guida statunitense di cui poi ha fatto parte anche l'Italia, perché nel 2003 l'Iraq era uno Stato sovrano, che guerre non ne stava facendo nel 2003. Quando noi abbiamo bombardato Baghdad, Mosul, Tikrit, Fallujah e l'abbiamo rasi al suolo, ammazzando 1.200.000 persone in 20 anni di occupazione militare, dove erano le sanzioni? Perché quando su Baghdad cadevano le munizioni incendiarie contro vecchie, donne, bambini, storpi, sani, non c'è stata una sanzione contro gli americani che queste bombe le buttavano? Perché quando a Baghdad, nell'aeroporto di Baghdad nel 2007, nel 2008, quando un elicottero Apache statunitense ha mitragliato un gruppo di civili e giornalisti iracheni, il video di questo atto non è stato diffuso a reti unificate su tutto il mondo, ma è stato nascosto, e quando Julian Assange lo ha fatto vedere al mondo, Julian Assange è stato perseguitato dal 2019 in galera? Perché è successo questo?
quando abbiamo visto dei militari americani aprire il fuoco in maniera deliberata, ridendo e scherzando, contro dei civili iracheni, questi militari non solo non sono stati perseguitati, ma la notizia è stata occultata. Non c'è stata una sanzione internazionale, non ce n'è stata una. Quando gli Stati Uniti nel 2001 hanno invaso l'Afghanistan, poi seguiti a catena anche dall'Italia, millantando che c'erano connessioni tra le 11 settembre e il governo afghano, perché non c'è stata una sanzione contro gli Stati Uniti? Eppure 200.000 afghani sono morti, e in Afghanistan gran parte del paese non ha manco l'acqua corrente. E ci sono stati 20 anni di occupazione militare e il paese è ancora pieno di esplosivi, di ordigni sganciati dalla NATO. Non c'è stata una sanzione, una, non ce n'è stata. E nessuno ha detto: benissimo, gli Stati Uniti hanno aggredito un paese sovrano che non ha fatto guerra a nessuno, sanzioni, espelliamo i diplomatici. Nessuno l'ha detto, nessuno l'ha fatto. Guai al mondo a toccare gli Stati Uniti, perché come tocchi gli Stati Uniti tu sei un dittatore, è facile. Sei un dittatore e poi sei automaticamente morto, perché è chiaro, ma perché basta guardare la storia. Noi abbiamo nel 1959, che dopo 20 anni di dittatura che garantiva alle multinazionali americane profitti inimmaginabili per le piantagioni di canna da zucchero, nel 1959 succede una cosa a Cuba, che scoppia la rivoluzione e cacciano via gli americani, i grandi proprietari americani e i loro servi locali, che all'epoca era il governo di Fulgencio Batista. Succede che queste piantagioni vengono nazionalizzate e semplicemente il governo cubano nuovo dice agli americani: va bene, vogliamo essere dei buoni vicini, però capite che se dobbiamo essere dei buoni vicini dovete quantomeno un pochetto rispettarci e non trattarci come una colonia. Questo succedeva nel 1960-61. Succedeva nel 1960-61. Lo stesso anno, gli Stati Uniti tentano l'invasione di Cuba tramite quelli che erano mercenari, l'invasione della Baia dei Porci. L'invasione fallisce e gli Stati Uniti iniziano un blocco economico totale che dura ancora oggi. Dura ancora oggi! E non potevano neanche dire: ma è la dittatura, perché la dittatura c'era anche l'anno prima nel caso di un dittatore, Fulgencio Batista, che aveva però il pregio di essere comandato dagli americani. E quindi per difendere la libertà abbiamo tentato, dico abbiamo perché l'Italia supportava politicamente, abbiamo tentato l'invasione dell'isola e poi l'abbiamo sottoposta a un blocco economico totale che dura ancora oggi. Se vi ricordate, durante la pandemia in Italia sono arrivati tra i primi i medici cubani. Perché? Perché Cuba, stato povero che non ha niente se non la canna da zucchero da sempre, ha avuto però la dignità e la solidarietà di mandare quella che è una propria eccellenza, cioè il personale medico formato bene, anche in Italia per aiutare la sanità italiana che soprattutto al sud è regredita negli anni a livello dello stregone di paese. E quindi questi cubani, questi dittatori cattivi, illiberali, adoratori del maligno, comunisti, hanno fatto questo atto di mandare a noi, italiani, dei medici in aiuto. Benissimo, l'Italia ha ringraziato Cuba. Infatti, quando l'ONU si è votato per l'ennesima volta di sospendere le sanzioni contro Cuba, tra i pochi stati che hanno votato contro, sapete chi c'era? Chi c'era? L'Italia. È chiaro, perché noi siamo un paese libero. Noi siamo un paese libero e quando noi votiamo in sede internazionale non ci dicono gli Stati Uniti come votare, non è vero, queste qua sono bugie che vi racconto io perché mi paga Putin. Putin ogni giorno mi manda un po' di rubli nel conto in banca per raccontarvi delle bugie. Ed è solo un caso che l'Italia vota contro Cuba nonostante che Cuba, senza chiedere niente, gli abbia mandato qualche decina di medici. È un caso, è tutto un caso. È un caso che nel maggio 2021 Mario Draghi, allora presidente in carica del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, sia stato premiato negli Stati Uniti dal Concilio Atlantico col Distinguished Leadership Award, la più alta onorificenza del Concilio Atlantico, conferita per aver promosso, e cito testualmente, per aver promosso la centralità della NATO nel contesto internazionale e il ruolo guida degli Stati Uniti.
È un caso che un presidente del Consiglio italiano in carica sia stato premiato per aver sostenuto gli interessi e il ruolo dominante degli Stati Uniti. E io che vi vengo a dire che sono cose allarmanti, che dovrebbero veramente farci capire che siamo una colonia, sono pagato da Putin. È chiaro, dovete ascoltare solamente Mentana, Bruno Vespa, Rick Duffer, Breaking Italy, questa gente qua, dovete ascoltare loro. Dovete ascoltare queste persone che vi raccontano che è tutto normale.